Ciao e ben ritrovati in questo nuovo video, primo video del 2020, quindi auguri a tutti di uno splendido nuovo anno. Anno nuovo, cose nuove. Sì, ma in effetti questa non è proprio nuova. Dai, proviamo a fare una cosa che volevo fare da tempo. Ah, eccola qua, fantastica, prima novità di quest'anno. Bella calda, con la mia faccia. Dai, fatemi sapere nei commenti se vi piace. E se ne volete acquistare una potete farlo andando sotto ogni mio video, trovate la selezione di tutti i prodotti disponibili, felpe ed altro, che potete acquistare. In questo anno voglio realizzare nuovi video, nuovi contenuti per il canale. In realtà volevo aprire un secondo canale più dedicato a certi tipi di video, ma mi risulta complicato gestire più canali, quindi continuerò con un unico canale, caricherò tutto su questo canale e spero che apprezzerete tutti i nuovi contenuti e i nuovi video che realizzerò. Quindi iscrivetevi al canale, soprattutto cliccate sulla campanellina per essere sempre aggiornati con i nuovi video. Oggi voglio parlarvi di un software che utilizzo spesso e che probabilmente non avevo ancora trattato in nessun video in maniera dedicata. Sto parlando dell'Axiom, della Blue Cat Audio, un'azienda francese che sviluppa degli ottimi plugin per la produzione audio. In questi giorni all'AM verrà presentata la versione 1.4, ma oggi andiamo ad analizzare la versione 1.32 rilasciata qualche giorno fa. L'Axiom è un multiprocessore per chitarre per basso, ma questo non esclude la possibilità di utilizzarlo anche in contesti diversi di produzione audio, come ad esempio in un mixaggio. Include tantissimi effetti e simulazioni di amplificatore. Ha anche un plugin interno molto interessante che ci permette di trasformare il suono di un pickup in un altro. Quindi ad esempio suono con una Stratocaster con single coil, otterrò il suono di una Gibson con humbucker. Nella nuova versione 1.32 ritroviamo alcune ottimizzazioni veramente interessanti. Ci vorrebbero tanti video per analizzare nel dettaglio tutte le potenzialità che questo software ci offre. Oggi vediamo le caratteristiche principali e le novità che sono state inserite con la versione 1.32. Questa è l'interfaccia dell'Axiom. Inizialmente può sembrare un po' complicata, ma in realtà è abbastanza semplice. Infatti è divisa per sezioni. La prima sezione superiore, questa, è una sezione in pre, quindi il suono è prima dell'amplificatore. Quindi possiamo inserire i nostri effetti prima che il segnale vada all'amplificatore. Nella zona centrale abbiamo la sezione per gli amplificatori e sono divisi in tipologie di suono. Ad esempio, se cerchiamo un suono clean abbiamo una grande varietà di preset, o se cerchiamo un suono drive abbiamo altri tipi di amplificatori, ad esempio questo simula il Marshall. Nella sezione sotto infine abbiamo la parte relativa al suono post amplificatore, quindi il suono che esce dall'amplificatore può essere ulteriormente inviato ad un effetto. Anche qui abbiamo tante possibilità di inserire i nostri effetti. Sulla parte sinistra abbiamo la sezione di ingresso del suono con un utile accordatore e qui sulla destra abbiamo invece la sezione del master, quindi un'ulteriore sezione dove possiamo aggiungere ancora altri effetti sul master, quindi sulla parte finale del suono. Qui abbiamo delle piccole regolazioni per ingresso e uscita, se vogliamo regolare ulteriormente il nostro segnale. E qui troviamo tutti i preset presenti nell'Axiom. Un aggiornamento interessante che ritroviamo in questa versione è questa sezione che ci permette di gestire e scegliere il nostro suono con molta più facilità. Anche qui, se cerchiamo un suono in base alla sua tipologia, tipo un suono crunch, abbiamo qui tutta la selezione già pronta. Quindi la selezioniamo e abbiamo il nostro suono pronto. Thank you.
Abbiamo anche una selezione dedicata ad alcuni chitarristi famosi, infatti ci sono i riferimenti nel nome del preset. Non solo possiamo scegliere dei preset già pronti, ma se abbiamo bisogno di inserire solamente una catena di effetti in pre, possiamo andare nella sezione appropriata e scegliere semplicemente gli effetti che ci servono. Oppure se abbiamo bisogno di cambiare solo la parte degli amplificatori, andiamo in questa sezione e troviamo i preset dedicati solo alla parte degli amplificatori. Sempre con l'ultima versione ci sono anche alcuni effetti nuovi, ma quello che secondo me è il più interessante è il ReGuitar. È praticamente un plugin che ci permette appunto di cambiare il suono dei nostri pickup. Eccolo qui. Io sto suonando con una chitarra con humbucker. Come funziona? Seleziono in questa sezione il pickup d'ingresso, in questo caso appunto l'humbucker. Voglio invece ottenere un suono di single coil e quindi qui in questa sezione vado a scegliere il single coil. Possiamo scegliere anche tra questi tipi di pickup. Qui è un single coil della Tele, tipo Telecaster. Un P90. Possiamo trasformare il nostro suono anche da un pickup humbucker a un suono acustico. Ad esempio qui abbiamo selezionato un piezo. Un'altra cosa bella è anche questa, quella di scegliere lo spessore del body. Quindi questo software ci offre veramente tantissime soluzioni per gestire il nostro suono. Bene, spero che questo nuovo software vi sia piaciuto. Lasciate un commento qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate o magari che software utilizzate. Mettete un bel pollice in su al video se vi è piaciuto
iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati e noi ci vediamo presto con altre novità. Ciao!